Allora, nel momento in cui parliamo di modelli di ricaduta dei fattori di rischio ambientale, sostanzialmente vogliamo raggiungere un obiettivo. L'obiettivo è quello di determinare quella che è l'evoluzione temporale della distribuzione della concentrazione su un territorio di interesse che viene emessa di una sostanza inquinante, di una o più sostanze inquinanti che vengono emesse da una serie di sorgenti che hanno dei caratteristici tassi di emissione. Di fatto questo obiettivo non può essere raggiunto solamente tramite quelle che sono misure sperimentali, perché generalmente abbiamo a disposizione un numero limitato e comunque finito di misure, e soprattutto perché in alcuni casi possiamo aver bisogno di valutare l'impatto di un particolare impianto che oggi non è nella configurazione che vogliamo simulare. Pensiamo alle simulazioni ante operam. Di fatto, i modelli di dispersione sono lo strumento principale che abbiamo a disposizione per valutare l'impatto di uno o più sorgenti. Un modello di dispersione di cosa si occupa? Sostanzialmente è una serie di equazioni matematiche che cercano di descrivere tutti gli aspetti che poi concorrono alla formazione della concentrazione al suolo, in particolare tutti gli aspetti relativi alle emissioni, non solo al tasso di emissione, ma anche il modo con cui avviene l'emissione. Anche cerca di simulare quello che è il trasporto, quindi del moto medio, delle masse d'aria che influiscono sulle caratteristiche dinamiche della sostanza inquinante che viene rilasciata in atmosfera, ma anche e soprattutto quelle che sono la descrizione delle capacità dispersive dell'atmosfera, che sono caratteristiche della turbolenza. Oltre a questo, deve anche essere in grado di descrivere quelli che sono fenomeni come deposizione secca ed umida. Sostanzialmente, se hanno un impoverimento di quello che è della sostanza inquinante rilasciata dalla sorgente a causa dell'interazione, nel primo caso, della sostanza inquinante con il suolo, nel secondo caso, se siamo in presenza di acqua, dell'interazione con la sostanza inquinante con la pioggia, l'acqua presente in atmosfera. E per ultimo, anche in alcuni casi, dove è possibile, considerare anche l'interazione, quindi le trasformazioni chimiche, quindi l'interazione della sostanza inquinante emessa dalla sorgente con le molecole che già risiedono in atmosfera. In generale, il processo logico di un modello di dispersione è quello di ricostruire per ogni istante temporale, tipicamente l'ora, durante tutto l'arco di una simulazione, che può essere un giorno, un mese, un anno, quella che è la distribuzione della concentrazione su tutti i punti del territorio, compatibilmente con la risoluzione orizzontale che si definisce per la nostra simulazione. Di quali informazioni ha bisogno? Ha bisogno sicuramente di informazioni riguardo alle sorgenti, quindi la tipologia di sorgente. Sorgenti puntuali sono sostanzialmente sorgenti riconducibili a camini isolati. Sorgenti lineari sono riconducibili alle arterie stradali, comunque ad archi stradali, mentre a sorgenti areali o volumetriche sono sostanzialmente riconducibili ad impianti industriali nella loro accezione più ampia, quindi comprendendo anche le emissioni non convogliate. Per ognuna di queste sorgenti ha bisogno di conoscere quali sono le caratteristiche fisiche e geometriche di ognuna di queste sorgenti. In particolare, pensiamo a un camino, ha bisogno di conoscere qual è la quota di rilascio, di conoscere qual è il diametro del camino, ma anche di conoscere le sue caratteristiche fisiche, quindi la velocità di uscita dei fumi, la temperatura di uscita dei fumi, nonché di fatto anche il tasso di emissione, cioè quanto inquinante viene rilasciato in ogni istante di tempo. Ha bisogno anche di sapere quali sono le caratteristiche meteorologiche sia del campo di vento medio. Queste sono caratteristiche tridimensionali perché vuole descrivere la concentrazione su tutto il gruppo di interesse, che è un dominio tridimensionale. E la stessa cosa per la descrizione delle capacità dispersive dell'atmosfera. In generale, definiamo come impronta istantanea di una sorgente la distribuzione spaziale di un certo inquinante in un istante di tempo fissato, che può essere anche una media oraria, per esempio, da parte di una certa sorgente che ha un certo tasso di emissione. Di fatto questa è una concentrazione e questa è legata tramite un funzionale a dei parametri che sono la posizione della sorgente, la posizione del punto ricettore, quindi la posizione di tutti i punti del mio dominio di interesse, ma anche al tasso di emissione, cioè quanta sostanza inquinante è stata rilasciata nell'istante di tempo considerato e anche nel particolare istante temporale che stiamo considerando. Il funzionale è sostanzialmente il nostro modello di dispersione, quello che traduce l'emissione in una concentrazione al suolo. In generale, questa impronta istantanea, quindi, varia con il tempo, fissando la sorgente. Perché? Perché sicuramente il modo con cui viene rilasciata l'emissione della sorgente varia nel tempo, ma anche perché varia nel tempo sia
le caratteristiche dinamiche e termiche delle masse d'aria atmosferiche, ma varia anche con la sorgente per ogni istante temporale fissato. Questo perché le sorgenti sono diverse, hanno delle caratteristiche geometriche e fisiche diverse. L'impronta di un camino alto 10 metri non è uguale in linea teorica all'impronta dello stesso camino ma alto 50 metri. Qual è una delle informazioni principali che possiamo trarre dall'impronta istantanea? Sostanzialmente l'impronta istantanea mi dice come viene distribuita dal suolo la concentrazione di inquinante. Questo qui per ogni istante della mia simulazione. Di conseguenza è possibile determinare per ogni punto del dominio che sto considerando quali sono le aree maggiormente critiche, le aree all'interno delle quali si supera un certo valore di soglia. Chiaramente generalizzando, se noi invece di avere a che fare con una sorgente abbiamo a che fare con un impianto, quindi costituito da n sorgenti, che siano queste di n camini o alcuni camini, quindi alcune sorgenti puntuali, alcune emissioni anche non convogliate, di fatto che cosa scopriamo? Che se con il modello riusciamo a determinare l'impronta istantanea di ognuna di queste singole sorgenti che costituiscono l'impianto, e se siamo in assenza di reazioni chimiche, l'impronta istantanea dell'impianto in maniera complessiva sarà la sovrapposizione di tutte le impronte istantanee di ogni singola sorgente che costituisce il mio impianto. Chiaramente il modello è in grado di determinare l'impronta istantanea di ogni singola sorgente per ogni istante temporale lungo l'arco della mia simulazione, che può avere anche una durata annuale, quindi avere tanti istanti temporali, tante impronte istantanee orarie per un anno di simulazione. Di fatto siamo arrivati a quella che è l'evoluzione temporale della distribuzione spaziale della concentrazione al suolo, che è l'impronta dinamica complessiva di tutto l'impianto. Quali sono i modelli a cui finora non ho accennato che generalmente si possono utilizzare per valutare l'impatto al suolo di una o più sorgenti? I modelli più semplici sono i modelli gaussiani standard, sono modelli che venivano utilizzati di tempo fa per simulare l'impatto di sorgenti puntuali. Sono sostanzialmente dei modelli che hanno una fisica semplificata, la formulazione analitica su cui si basano parte da ipotesi molto restrittive. Di fatto sono validi se sono modelli stazionari, quindi se il campo di vento è debolmente costante nel tempo ma omogeneo lungo l'orizzontale, soprattutto se siamo in superfici piatte ed omogenee, quindi senza elementi di rugosità, e soprattutto se siamo lontani da situazioni convettive. Quello che succede in situazioni convettive è molto strano. Questa è una foto di un'emissione da un camino durante una tipica giornata estiva. Il camino rilascia l'inquinante che viene sostanzialmente, incomincia ad interagire con quelle che sono le strutture convettive tipiche della turbolenza atmosferica, e quindi comincia ad avere un comportamento oscillante. Sostanzialmente viene inglobato nelle masse d'aria ascensionali e discensionali, che sono l'espressione della turbolenza atmosferica in una tipica giornata estiva. In queste situazioni un modello gaussiano standard non riesce a descrivere questo tipo di situazioni. Un modello ibrido è una classe di modelli, AirMod è uno di questi, tra l'altro è gratuito e scaricabile dal sito di EPA. È un modello che in prima approssimazione cerca di considerare all'interno della formulazione analitica almeno l'esistenza di queste strutture convettive. Di fatto il problema è che se siamo in situazioni in particolare ad orografia molto complessa, o anche situazioni che dal punto di vista anche micrometeorologico, quindi sono altamente turbolente, questa classe di modelli fa fatica a descrivere questo tipo di situazioni. Ci dobbiamo quindi rifare a modelli di classe sostanzialmente molto diversa da quella di modelli stazionari. In particolare pensiamo a territori in cui sono presenti molti incanalamenti o valli, montagne, quindi orografia effettivamente molto complessa e difficile da descrivere. In queste situazioni i campi meteorologici e micrometeorologici sono molto variabili sia nello spazio che nel tempo. Di fatto decade l'ipotesi di stazionarietà su cui si basano il modello gaussiano e il modello ibrido. Ma anche se dobbiamo descrivere l'impatto al suolo di impianti collocati vicino a centri urbani o comunque vicino alla costa, questo perché effettivamente il comportamento della variabili micrometeorologiche in particolare è molto difficile da ricostruire per un modello stazionario. Dobbiamo quindi in questo modo considerare una classe di modelli che sono i modelli lagrangiani a particelle. Sono modelli completamente non stazionari e tridimensionali. L'idea qual è? L'approccio di un modello lagrangiano è sostanzialmente molto diversa dall'approccio euleriano su cui si basano i modelli gaussiani e un modello ibrido. Sostanzialmente l'idea assolutamente ragionevole è quella che il punto di partenza è che considera la sostanza inquinante come un insieme
un numero abbastanza rilevante di particelle, ognuna dotata di una sua identità con delle caratteristiche fisiche, che si muovono all'interno dell'aria ambiente, una volta che vengono rilasciate dal camino, che viene considerata l'aria come un fluido in modo turbolento. Il modello lagrangiano cerca di riprodurre quello che è il comportamento dinamico di ognuna di queste singole particelle e di conseguenza è capace di produrre quella che è distribuzione al suolo. Di fatto è in grado di darvi l'impronta al suolo di uno o più impianti. Vorrei farvi vedere l'esempio dell'applicazione di una simulazione modellistica di un impianto che è nel Lazio, che è questo qui, è il termovalorizzatore che sta localizzato a San Vittore, vicino a Cassino. Siamo molto vicino al confine regionale con la Campania ed è uno degli impianti che sono stati considerati coinvolti nelle simulazioni del progetto ERAS coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia. Queste sono le caratteristiche fisiche dell'impianto. La cosa importante da vedere è che sostanzialmente siamo in un territorio con un'orografia molto delicata. Effettivamente è molto difficile produrre un'orografia così complessa. Siamo sostanzialmente alla fine della Valle del Sacco. Tanto per darvi un'idea di cosa vuol dire considerare un'orografia con una risoluzione troppo bassa. Adesso abbiamo come il modello sarebbe in grado di vedere l'orografia se gli dessimo un'informazione. L'orografia ha una risoluzione orizzontale di 4 km per 4 km, cioè il modello non riuscirebbe a vedere, semplicemente perché non lo saprebbe in questo caso, tutti quegli incanalamenti, quelle valli e vallette che invece abbiamo in orografia a risoluzione più elevata, di 500 metri per 500 metri. Di fatto, per cercare di produrre in maniera il più realistica possibile una situazione come questa qui, siamo stati costretti sostanzialmente a fare quella che si chiama la discesa di scala. Per quanto riguarda la catena modellistica che abbiamo utilizzato è sostanzialmente questa. Quindi abbiamo i campi meteorologici prodotti dal modello prognostico RAMS con una risoluzione di 4 km per 4 km, quindi sostanzialmente quell'orografia che vedete a sinistra. Abbiamo utilizzato un modello diagnostico Swift per fare una discesa di scala, dicendogli guarda che l'orografia è sostanzialmente quella che ti ho dato a 500 metri per 500 metri, questo è un modello che ha una fisica approssimativa, in particolare riesce a interpolare i dati in maniera tale da considerare effettivamente le leggi fisiche di base, in particolare la conservazione della massa, e abbiamo ottenuto quindi campi di vento a 500 metri per 500 metri. E, accanto a questo punto alle informazioni riguardo alle modalità con cui avviene l'emissione abbiamo utilizzato il modello SPRAI per produrre la distribuzione spaziale della particelle al suolo e di conseguenza l'impronta dell'impianto ad una risoluzione di 500 metri per 500 metri. Questo è il risultato, è sostanzialmente l'impronta temporale media di un anno di simulazione. Gli istanti temporali sono ora per ora, quindi abbiamo fatto una simulazione oraria per tutto un anno di tempo, questa è la media su un anno dell'impianto. Ora, a parte i valori, di fatto la cosa che subito salta all'occhio è effettivamente molto irregolare la distribuzione, di fatto abbiamo dei massimi che sono un po' sparsi lungo tutta la distribuzione. Se noi ci mettiamo lungo la freccia, a vedere la mappa lungo la freccia, vediamo un comportamento di questo tipo. Giusto per far vedere quanto in casi ad orografia effettivamente molto complessa come interagisce, come influenzano questi sistemi orografici sui campi meteorologici e i campi micrometeorologici e questa influenza si riflette chiaramente anche sull'impronta al suolo dell'impianto. Questo è l'esempio di un'area che sta tra Roma e il mare in cui sono sostanzialmente presenti sorgenti di diversa tipologia, sorgenti puntuali ma anche sorgenti stradali, in particolare tutte queste strade sono sostanzialmente comprese in questo quadrilatero. L'informazione che abbiamo ottenuto, questa qui è una media sul gennaio e giugno in particolare, questa qui è l'NOx, di fatto vediamo che di fatto è il raccordo questa parte qui che la fa un po' da padrone perché a causa del traffico veicolare. Una cosa di cui volevo parlare, che è sicuramente importante dal punto di vista anche sanitario e epidemiologico, è cosa succede in un contesto urbano. Sostanzialmente, se noi volessimo valutare l'impatto all'interno di un contesto urbano, di quello che abbiamo all'interno di un contesto urbano, anche l'impatto sanitario e epidemiologico, beh, di fatto siamo costretti a scendere di scala. Sostanzialmente non ci basta più fare una simulazione a 500 metri per 500 metri, perché un contesto urbano, all'interno di un contesto urbano abbiamo una variabilità esasperata dal punto di vista spaziale e temporale della distribuzione della concentrazione. Vi vorrei vedere alcune slide che ho rubato dalla presentazione di Arianet.
sostanzialmente quello che si fa è si cerca di ricostruire la concentrazione al centro di Bologna, intorno alla cattedrale di San Petronio, tanto per farvi capire un po' l'idea di quello che stiamo cercando di fare. Stiamo cercando di ricostruire la concentrazione in un'area tipo questa qui, cioè in un canyon urbano, quindi con un'elevata variabilità spaziale e temporale. È stata fatta una ricostruzione utilizzando un modello diagnostico che ricostruisce i campi di mente a partire da alcune misure che sono state effettuate nell'area nel nostro dominio di interesse. La risoluzione era 2 metri per 2 metri, risoluzione orizzontale, quindi molto elevata. Questo è il risultato ottenuto, questo è il confronto ad esempio della figura in basso, il confronto della misura sperimentale in quel punto e il modellizzato in quel punto. Ma la cosa importante è effettivamente notare come in un contesto così particolare qual è effettivamente l'elevata variabilità dei campi di concentrazione al variare del tempo in un contesto urbanizzato di questo tipo. Vi ringrazio per l'attenzione. Esatto.